Che bel libro! Cosa vuoi? Ehi, ciao! A quanto pare siamo compagne di stanza! Ottimo, proprio quello di cui avevo bisogno! Ma quelle sono ragnatele! Ah! Respira, è tutto ok! Tesoro, devi licenziare la donna delle pulizie, ma ci penso io, mi serve il mio smalto, non ti preoccupare! Già ho capito, questa convivenza sarà difficile! Serve un tocco di colore in questa camera! Wow, è già molto meglio! Sì, certo, come vuoi. Ho un'idea anche io. Sono più una scienziata, io. Combinerò questi liquidi. Cos'è? Huh? È normale che esca fumo! No, no! Cosa? Cos'è successo? Mi sa che ho fatto male i calcoli. È tutta colpa tua! Stabiliamo delle regole. Tu stai dalla tua parte, io dalla mia. Beh, almeno ho un letto. È un buon inizio. Tu cos'hai? Un bel po' di polvere. Vabbè, sarai più fortunata la prossima volta. Mi siedo e finisco di sistemarmi i capelli. Voglio stare comoda. Ah, il letto mi sta mangiando! Ok, è tutto sotto controllo. Peccato, interessante il letto carnivoro. Mi sono entusiasmata per niente. Oh, che male! Devo fare stretching! Ehi, svegliati! Oh, oddio! È il demone dei miei incubi! Boo, spostati, mi serve il cartone su cui stai dormendo. Non è stato difficile. Ora mi sento meglio. Oh, sta tornando! Che stai facendo? Niente, mi rilasso. Quanto è comodo questo letto! Potrei starci tutto il giorno, davvero! Metto la libreria per terra. Poi mi serve questo filo. Lo attacco con lo scotch lungo i bordi. Devo fissarlo bene. Ultimo pezzo. Ci metto sopra il cartone. È un po' sporco. Ok, ho il pennello e la vernice nera. È il mio colore preferito. Faccio pennellate belle e uniformi. Voglio che venga bene. Ci vorrà un po'. Ma che sta facendo? Wow, che bella idea! Forse posso farlo anche io. Provo! Vediamo che cosa ho in borsa. Una lampada. No, non mi serve. Cos'altro c'è qui? No. Nah. Oh, che carini! Ah, sapevo di avere della vernice. Ma cosa posso fare? Ah sì, mettiamoci al lavoro! Mi piace il rosa, è un colore così carino! Mi sento un artista! Sono pronta! Dipingo un'onda sulla parete. Divertente! Ok, sono soddisfatta. Dopodiché dipingo lo spazio sotto alla linea. Secondo me sta venendo un capolavoro. Proviamo un altro colore. Questo viola è molto acceso. Lo passo vicino ai contorni della parte in rosa. Devo giusto fare il contorno. Vado con calma. Mi serve un materasso, però. Wow, facile. Sembra morbidissimo. Ma è troppo bianco per me. Deve essere più scuro. Inizia a sembrare una cripta. Questa è l'idea che ho di casa. Dormirò come fossi un cadavere qui. Aggiungo dei dettagli. Dipingo delle croci viola. Ecco qua, vediamo un po'. Bello, ma non perfetto. So cosa manca. Ecco, molto meglio. Wow, quanto mi piace! Mi serve qualche altro accessorio. Oh, adorabile! E ora ci metto le lenzuola. Molto accogliente. Sono soddisfatta, sì. E ora mi faccio proprio una bella dormita. Forse ora posso rilassarmi. Wow, che ne pensi? Me lo stai chiedendo davvero? Beh. Quindi non ti piace? Beh, a me sì. Cos'è questo rumore? Probabilmente niente. Provo a dormire. Di nuovo? Cos'è stato? Che strano. C'è qualcuno lì fuori! Cosa? Cos'è stato? Lasciatemi stare! Non mi piace! Oh no! Ce ne sono altri! Io voglio solo dormire! Se non lo vedo, non esiste! No! Boo! Mamma! Aspetta, sei tu! Sì, e mi sono divertita un sacco! Sei cattivissima! Oh no, non l'hai fatto per davvero! Te lo sei meritato! Quindi è così? Te ne pentirai. Ho un'idea. È l'ora di un po' di creatività.
Mi serve una penna e un foglio. Inizio disegnando uno dei miei animali preferiti, un pipistrello spaventoso. Sono così carini e morbidi. Faccio solo il contorno. Non devo colorarlo dentro. Ho quasi finito. E ora posso tagliare. Poi mi serve un bicchiere. Lo rovescio e tolgo il fondo. Poi metto il pipistrello sul buco e avvolgo la carta sul bicchiere. Premo bene. E ci metto lo scotch. Così rimane fermo. Poi lo metto sopra la torcia del telefono. Proviamolo. Proietto il pipistrello sul muro. Ah, guarda come vola. Ah, cos'è? Un pipistrello! Odio i pipistrelli! Sono inquietanti! Aspetta, tu! Oh sì, vola, piccolo amico. Oh, so cosa fare. Aspetta un attimo. Voglio fare anch'io una cosa simile. Credo di avere tutto ciò di cui ho bisogno. Sarà molto meglio di uno stupido pipistrello. Faccio un taglio proprio qui. Finito! Guarda un po'. È una farfalla! Ehi, compagna di stanza! Devi rovinare tutto. Pipistrelli sono molto meglio. Sei seria? Ehi, tieni quel pipistrello lontano da me! Dico sul serio! Oh, mi serve una luce! Mi ero dimenticata! Eccomi! È il meglio che sai fare? Stai per soccombere! Non esiste! Prendi questo! No, che stai facendo? Non sta succedendo davvero! Oh, che romantici! E vissero per sempre felici e contenti! Abbracciamoci! Non esiste. Che fastidio! Hai il cuore di pietra! Torno a dormire! Sognerò il vero amore! Che brutta cosa! Devo rilassarmi! Che succede? Ancora rumori! Basta! Ne ho abbastanza! Non ce la faccio più! Me ne vado! È inaccettabile questa cosa! Cosa? È una lettera? Davvero? Wow, un sogno che si avvera! Non sono mai stata così contenta! Finalmente la bionda se ne va! Posso suonare tutta la musica macabra che voglio! Oh, ehi! E tu chi sei? Mi hai fatto rompere una corda! Ciao, sono il tuo nuovo compagno di stanza! Indietro, non fare nemmeno un altro passo! Non voglio sprecare un abbraccio! Che bella dormita, mi sento super riposato! Aspetta, i miei capelli sono spettinatissimi, no! Ah, già mattina! Che fame! Per fortuna ho sempre uno snack per le emergenze! Proprio quello di cui ho bisogno, mi piacerà! Che c'è di meglio? Non posso avere i capelli spettinati. Ho una reputazione da mantenere. Mi si è congelato il cervello. Bene, ho finito. Scusa, ti dispiace smetterla? Ehi, sto provando a creare la perfezione. Ne mangio un altro. Buonissimo. Attenzione che tiro. Arriva. Inizia a infastidirmi. Ehi, basta! Prendi tutti i tuoi bastoncini e... Aspetta, da dove viene questa roba? Ma che forse... Forse non è così male. Uno specchio. Oh, come mi sei mancato. Ups, questo bastoncino me lo sono dimenticato. Ok, dov'ero? Taglio del cartone a cerchio. Poi ci metto sopra lo specchio. Ora traccio il contorno con una matita. Dopodiché... Mi servono i bastoncini dei gelati. Saranno utili. Applico la colla su un'estremità. Non ne serve tanta. Poi lo attacco al cartone con l'altra parte che sporge dalla circonferenza. Ripeto lo stesso per tutto il contorno. Poi mi serve della vernice spray. Rosa, il mio colore preferito. Colore luminoso e allegro. Ricopro completamente i bastoncini del gelato. Non deve rimanere nemmeno un buco. Poi coloro anche il cartone e lo lascio asciugare. Mi serve di nuovo la colla. Metto una noce di colla al centro del cartone. E ci metto sopra lo specchio. Ora mi servono degli strass. Voglio metterli tutti attorno allo specchio. Wow, incredibile! Ovviamente parlo dei miei capelli. Anche lo specchio, sì. Lo appendo qui. E ora potrò guardarmi tutte le volte che voglio. Sono contentissimo e guarda che capelli! Sto per vomitare, com'è strano. Wow, com'è luminoso! Brucia! Fallo smettere! Hai detto qualcosa? Ti dà fastidio lo specchio? Devo fare qualcosa.
Aspetta, anche io ho il mio. So cosa fare. Devo sbrigarmi. Tolgo tutta questa roba. Ho un grande progetto. Lo metto sul letto e poi inizio a dipingerlo. Uso la vernice nera per creare un albero. Ancora. E se disegnassi un misterioso cervo? Amo la natura. Mi distrai. Per gli occhi uso il bianco e un piccolo pallino nero. Per farlo uso un pennello più piccolo, finito. Ecco un altro specchio in cui ammirarmi. Posso metterlo qui, sta benissimo. Proprio ciò che serviva a questa stanza. Non male, per niente male. Aspetta, stai vedendo? Wow, non ci vedo! C'è solo una cosa da fare. Scateniamoci, oh sì! Forza, balliamo! Guarda che passi, disco babe! Guarda come mi muovo! Sei imbarazzante. Pensi di poter fare di meglio? Certo che sì, ecco come si balla. Lo so, ti ho stupito. Aspetta, che sto facendo? È ridicolo! Perché sei ancora qui? Ti dà fastidio, ecco perché. Risolviamo la questione. Credi di potercela fare? Ah, finirà in pochissimo tempo. Carica! Prendi questo! Mettici almeno un po' di impegno. Sto vincendo io. Oh, mi sto solo scaldando. Eccolo, il colpo da KO! Ti ho portato esattamente dove ti voglio. Ok, tregua. Guarda i cuscini. Non possiamo usarli. Ecco, e chi dorme stanotte? Aspetta un secondo. Ho un'idea. Mi serve un pezzo di tessuto. Piego un angolo così. Lo appiattisco per bene. Poi mi serve del nastro. Leggo un'estremità a una matita e tengo l'altra estremità. Così posso fare un semicerchio. Poi ne faccio un altro più piccolo. Se tengo bene il filo viene perfetto. Ora taglio. Devo solo seguire la traccia. Faccio con calma, così sono più preciso. Primo cerchio fatto. Poi quello più piccolo. Stessa cosa. Seguo la traccia e faccio con calma. Poi lo apro e ho un bel cerchio. Ripeto. E metto sopra il secondo cerchio. Poi prendiamo ago e filo. Cucio i bordi. Unisco i due pezzi di tessuto. Non voglio ci siano buchi tra i punti. Ecco un trucchetto. Passa l'ago in questo spazio qui, così i punti sono più resistenti. Lascio una parte aperta per il momento. Una volta fatto, cucio il buco al centro. Faccio un bel nodino e taglio la parte in eccesso. Poi mi serve del tessuto rosso. Faccio lo stesso, lo piego. E disegno un altro semicerchio. Deve essere un po' più piccolo dell'altro. Poi un altro per il buco al centro. Taglio via prima quello più piccolo. E ora l'altro. Seguo la circonferenza. Ma ritaglio una sagoma ondulata. Benissimo. Ora apriamo. Proprio come lo volevo. Poi lo metto sul cerchio beige. Piego una metà e prendo la pistola per colla a caldo. Metto la colla lungo i bordi. Distendo e premo. Così si incolla. E ora lo stesso con l'altro lato. Non serve tanta colla, la quantità giusta affinché si attacchi, non dimenticare il bordo interno. E ora lo pieghiamo. Prova a non fare increspature. E ora lo imbottisco. Ecco perché ho lasciato il buco. Metto dentro l'imbottitura. Bene, riempio tutto. Deve essere bello e omogeneo. E comodo. Una volta finito, chiudo il buco. Quindi riprendiamo ago e filo. Esatto, è una ciambella! Voglio vedere. Secondo me ti piacerà. Come sei carino. Questa mano potrebbe tornare utile. Tu vieni con me. Ok, ho la mano e il cuscino. Ci metto la mano dentro. Facile. Hai detto qualcosa? Per finire mi servono dei pezzi di tessuto colorato. Li taglio in piccoli rettangolini. Li incollo sulla ciambella. Saranno le codette. Ok, ci siamo. Wow, è bellissimo. No, non mi piace. È meglio il mio. Sì, ma il mio è delizioso. Ehi, guarda. Ma quella è una mano. Cosa c'è che non va in te? Ti sei spaventato. No, non è vero.
Cuscino, tienimi stretto. Questa stanza è piuttosto semplice, ma è una tela bianca. Ci sono così tante possibilità. No, voglio qualcosa di più personale, di unico. So esattamente cosa fare. Io, perché ho comprato così tante cose? Inizierò con questa, attaccherò questa striscia di luci LED al muro. Ecco, penso che andrà bene. E adesso? Lo scotch potrà tornarmi utile. Perfetto! E che velocità! Ora per la parte divertente ci metterò sopra i batuffoli di cotone come soffice. Devo assicurarmi di coprire lo scotch e le luci. Mi sembra di stare tra le nuvole. La prima parte è fatta. Ora serve un po' di colore. Forza! Ce l'ho fatta! Farò lo stesso con gli altri tubi di gomma piuma. Qualche batuffolo di cotone e poi devo solo legare insieme le estremità. Finalmente ho finito! Ma che bell'arcobaleno! Sarà benissimo qui! Ho aggiunto altre strisce LED tra i tubi. Che lo spettacolo di luci abbia inizio! Abbastanza figo! Penso di avere bisogno di un professionista. Pronto, ho bisogno delle tue capacità. Ottimo! Qualcuno ha chiamato un genio artistico? La mia tela mi aspetta! Adesso devo sentire le trame, percepirle e diventare un tutt'uno. E ora comincerò! Ma che noia! Sì, la vernice mi sta parlando, ma è meraviglioso! Lasciami creare! Ehi, volevo solo controllare che stessi bene! Questo è il mio miglior capolavoro finora! E io chiamo questa persona con la fascia per capelli, la riconosci? Sei tu, non vedi? Sono veramente così! Stupendo! Un lavoro davvero magnifico! Sono così nervoso! Sì! Kylie ha detto che verrà! Devo rendere tutto perfetto! Nessuna ragazza può resistere ai popcorn! Aspetta, sto facendo tutto nel modo sbagliato! Ora va meglio! Ora manco io! Non può puzzare come un calzino sporco! Ottimo! Come mi stanno i capelli? Ben rasato, bene bene! Sì! Quanto manca ancora? Accidenti, stai calmo, amico! Intanto scegliamo un film! Questo non va bene. Eccoci. Mi ero preoccupato per un attimo. Torna indietro. Ma funzionava, forza! No, 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 non può succedere! Funziona per me, TV, ho bisogno di te! Forse se le strofino la schiena. Forse i suoi fili sono attorcigliati. Devo solo metterli nella giusta angolazione. E se faccio così? Ancora niente! Questo deve funzionare, forza! Sì? Oh, sto cadendo! Mi verrà un livido! Aspetta! Mi ero dimenticato di questa scatola! Non tutte le speranze sono perdute! Per prima cosa farò un buco sul lato! Poi rimuoverò il coperchio! Lo metterò da parte e farò un buco in questo polistirolo! Dovrebbe entrare perfettamente nella scatola. Ne metterò un altro al centro. Poi attaccherò il telefono sul retro. Dovrebbe funzionare perfettamente. Woohoo! Assicurati di metterlo in alto. Accidenti, fiu! Si vede benissimo. È già arrivata. Grazie per essere venuta, Kylie. Il mio film preferito. E si vede benissimo. Una rosa per una rosa. E se hai fame, ho i popcorn. Grazie. Siediti e goditi il film. La mia parte preferita. Non ho disabilitato i messaggi. Ma che figura. Problemi con la mamma, eh? Sono davvero contenta. E anche la stanza non è male.
Oh no, il cioccolato si sta sciogliendo, dovrei lavarmi le mani. E adesso? No, il mio anello era il mio preferito. Speriamo sia qui. Come ho fatto questo ad arrivare qui? Oh, penso di aver preso qualcosa. Ah, ecco dov'era finito. Su, andiamo. Finalmente, ora dov'è il mio anello? Blah. Per favore, fa che non sia un topo. Ho avuto un'idea. Penso che questo funzionerà. Credo di avere tutto ciò di cui ho bisogno. Collegherò i tubi insieme. E gli darò una mano di vernice. Sono davvero orgogliosa di tutto questo. Ogni stanza dovrebbe avere delle piante. Il mio giardino pensile da interno. Fa sembrare la stanza più viva. E che buon profumo. È troppo grande. No, eccolo. Quanto viene la consegna? Lo andrò a prendere. Sarà meglio che vado. Spingi! Perché così pesante? Mi sa tanto che mi sarebbe convenuto farmelo portare a casa. Spostati! Quasi! Ecco! Resterà qui. Non ce la faccio più. Ma ne è valsa la pena? Devo metterci sopra qualcosa. So io cosa! È così bello e ci sta anche bene! Questa cosa è così morbida! Non metterti troppo comodo! Ecco! Wow, non vedo nulla! Non sbirciare! Dov'è? No! Cosa ho fatto? Mia madre mi ucciderà! Come si rimette insieme un vaso? Dobbiamo pensare velocemente! È il vaso preferito di mamma! Era così felice quando l'ha comprato! Lo trattava come se fosse un figlio! Ricordi come lo teneva al calduccio? È il suo orgoglio e la sua gioia! E noi l'abbiamo ucciso! L'acquario! Ho un'idea! È simile, giusto? Facciamolo! Rinvasare è come un intervento chirurgico! Bisturi! Ci sta! Vediamo! Le rocce possono andare sul fondo! Ora è il terriccio! Devo scavare qui! Altro terriccio! Perfetto! Continua così! L'ultimo pezzo! Ora spingi per appiattire! Ci attaccherò una casetta in cima! E aggiungerò delle piante divertenti! Ta-da! Non è adorabile? La mamma lo adorerà! Di sicuro! Faremmo meglio a rimetterlo sul tavolo! Andrà tutto bene, piccoletto! Piano! Ed ecco! Fiu! Abbiamo rischiato di brutto! Andiamocene! Mamma! Che giornata! Qui sembra tutto a posto! Che diavolo! Strano! Fa niente! Ci vorrà un sacco di lavoro! Ma ci divertiremo! Ehi, che stai facendo? Quella è la mia sedia! C'ero prima io! Fermati! Aspetta! Pensi anche tu quel che penso io! Sedie musicali! Vedremo chi vincerà! Ho vinto io, ecco chi! Oh no! Aia! Il mio povero sedere! Guarda che hai combinato! Oh oh! Wow però, che fortuna! Ma che è successo? Possiamo usare questa roba per fare una sedia! Ci serve tanto altro cartone però! Perfetto! Ora mano alla matita! Ma dici sul serio! Funzionerà! Sì, sì, uso questo vaso come riferimento! E ho già una penna! Basta ricalcare la sagoma del vaso! Poi infiliamo qui queste penne! Così faremo prima! Proprio come avevo immaginato! Ha funzionato alla grande!
Adesso devo ritagliare. Con molta precisione, altrimenti rovino tutto. Così dovrebbe andare. Questo non mi serve. Ecco, la struttura è pronta. Ora un po' di colla. Ora metto la colla anche qui intorno, all'esterno. Adesso posso incollare il cartone. Devo solo premere un po' per farlo aderire. Wow, niente male davvero! Adesso metto un'altra sagoma dal lato opposto. E metto la colla per completare il lavoro. Serve un po' di struttura qui in mezzo. Questi quadrati di cartone completeranno l'opera. E questo la rinforzerà. Ok, ora metto il rivestimento. Questa è la parte semplice. Un po' di schiuma per ammorbidire. Deve essere comoda, dopo tutto. E per finire un bel lenzuolino sopra. Com'è morbido! Questo è il tocco finale. Sono davvero soddisfatto. Dovrei mettermi a farlo per lavoro. Devo riposare. Non così in fretta. Voglio provarla. Dopotutto era una mia idea. E tu, condividi la tua camera con tua sorella o tuo fratello? Faccelo sapere nei commenti qui sotto. Ricordati di condividere questo video con i tuoi amici e non dimenticare di iscriverti al nostro canale per altri video fantastici proprio come questo.